Anche la gara 1 di semifinale playoff di promozione è andata con successo. La Fortitudo Agrigento ha battuto il Roseto e senza neanche troppe difficoltà. Una partita in discesa, così è apparso l'incontro disputato ieri al Palamoncada. Un inizio abbastanza equilibrato che però vede sempre in vantaggio i biancazzurri che per buona parte del primo periodo mantengono un cospicuo distacco dagli ospiti che nonostante tutto non sembrano lasciarsi demotivare. Nel secondo periodo la Fortitudo continua a fare la gara e alza il ritmo con veloci contropiedi e gli ospiti a distanza continuano ad inseguire con scarsi risultati. Di Vicaro e compagni mettono seriamente in difficoltà la retroguardia del Roseto. Al rientro dagli spogliatoi la formazione biancazzurra dilaga portandosi sul più 38 e non lasciando, grazie ad un'efficace difesa pressing, la possibilità agli ospiti di andare a tiri facili. L'ultimo quarto si rivela una partita dalla storia già scritta. Alla squadra di coach Franco Ciani non resta infatti che controllare il vantaggio, chiudendo in bellezza la prima partita della semifinale dei play-off di Divisione Nazionale B. Ed è lo stesso risultato finale a rendere l'idea 95-57, una differenza punti che inorgoglisce ma che soprattutto fa ben sperare per gara 2. Se la Fortitudo dovesse vincere anche quella che si disputerà in trasferta a casa del Roseto, volerebbe direttamente in finale. Top scorer con grandi risultati Vincenzo Di Vicaro con 28 punti, seguito da Mossi, Chiara Stella e Paparella. E coach Franco Ciani ha avuto a disposizione l'intero roster che ha fatto tornare in campo. La partita è stata preceduta da un minuto di silenzio in memoria di Melissa, la vittima dell'attentato di sabato a Brindisi.